Grazie, ma io ritengo il tema piuttosto importante, sono contento che sia tornato un po' di ordine nell'Aula, purtroppo è anche un tema su cui è molto facile, effettivamente, questo lo concedo al consigliere Viale, fare tante parole e anche tanti atti che poi hanno un'incidenza molto limitata, per cui credo che queste siano forse la quinta, la sesta, la settima mozione, ordine del giorno, che questo consiglio fa in questa consigliatura sul tema del gioco d'azzardo e purtroppo gli effetti concreti ancora latitano abbastanza. Io però mi sono ricollegato agli atti che abbiamo oggi sul tavolo, in particolare all'ordine del giorno della consigliera Cervetti, perché mi sono ricordato di una cosa che in questi tre anni in cui abbiamo approfondito l'argomento nella Commissione Legalità, che ha fatto sicuramente un ottimo lavoro, anche molto istruttivo per me che ci ho partecipato, mi è sembrata come l'unica cosa che potrebbe veramente funzionare per riuscire un po' a riportare sotto controllo il gioco d'azzardo, quindi senza entrare nel merito se poi chi lo vuole eliminare completamente, chi lo giudica meraviglioso eccetera, però almeno permettere ai comuni di porre un po' di controllo sull'attività in particolare delle sale giochi, perché lo spiego per chi magari non ha approfondito l'argomento non essendo in commissione, esistono due tipi diversi di autorizzazioni sulla base delle quali vengono aperte le attività di gioco d'azzardo regolare, quelle comunali ex articolo 86 del TULPS, che sono sostanzialmente le macchinette nei bar eccetera, su cui i comuni, come ribadito dalle sentenze recenti, hanno la possibilità di inserire dei vincoli di distanza, di orari eccetera, e quelle che sono poi le sale giochi, le sale scommesse, quelle anche più importanti come Giro d'Affari eccetera, autorizzate ex articolo 88 del TULPS dalla questura sulla base di una concessione nazionale, sulle quali i comuni non hanno nessuna possibilità, neanche dopo queste sentenze, di inserire, quindi di inserire vincoli di orari o cose del genere. E quindi insomma, è venuto fuori nella discussione recente che c'è una possibilità che potrebbe permettere ai comuni di poter finalmente imporre dei vincoli anche a questo secondo tipo di sale, ed è che la Regione faccia una legge che richiede anche a queste attività di avere anche l'autorizzazione ex articolo 86 del TUPS, che è la strada che ha portato avanti la Regione Liguria, e da quanto ci è stato detto in una seduta di commissione ha anche funzionato, ha resistito anche al test del TAR dei primi ricorsi ricevuti. Per questo io mi sono permesso di fare al volo un emendamento all'ordine del giorno della consigliera Cervetti, che in realtà già parlava di fare leggi regionali eccetera, per scrivere esplicitamente una richiesta alla Regione Piemonte, che peraltro so che credo sia stata già anche contattata dall'assessore Mangone in merito, quindi la discussione è in atto, ma che il Consiglio Comunale richiede esplicitamente alla Regione Piemonte di fare questa legge brevissima, volendo anche di due articoli, che dice che comunque anche le attività che hanno l'autorizzazione nazionale devono comunque ottenere anche l'autorizzazione comunale per poter operare, e in questo modo pare che legalmente noi come Comune finalmente potremmo riuscire a imporre dei vincoli di distanza, di orari eccetera, e evitare il caso che poi porta alle sollevazioni dei cittadini della sala giochi che apre davanti alla scuola, davanti alla parrocchia, davanti all'ospedale, eccetera. Quindi tra tante emozioni e parole questa potrebbe essere a quanto sembra un atto concreto che poi porta qualche risultato concreto, e quindi io spero che l'emendamento possa venire approvato e che poi possa venire approvato l'ordine del giorno e che la Regione soprattutto, e su questo magari poi il Sindaco può anche prendersi un impegno a sollecitare sicuramente l'assessore, proceda ad ascoltare la nostra richiesta e quindi a fare questa legge regionale nel più breve tempo possibile. Grazie.